Sì, devo dire che oggi è stata la vittoria del gruppo più che del centrocampo, perché ha dimostrato tutta la squadra di essere in partita dal primo minuto e di giocare con la personalità che il Benevento ha dall'inizio dell'anno. Un po' c'era mancata in questa fase finale, però sapevamo di essere ancora in tempo e questa è stata la partita perfetta per poterlo dimostrare. Allora, Benevento veniva da un periodo difficile e doveva affrontare un derby, no? Un Avellino comunque voglioso di far punti per la situazione classifica. Non era facile, non era semplice, però insomma alla fine il carattere è venuto fuori. Sì, come dicevo prima, questa era per noi la partita chiave che poteva darci lo slancio per affrontare le ultime partite e poi concentrarci sull'obiettivo principale. E devo dire che oggi ci siamo divertiti e questo è quello che ci è mancato in queste partite. Oggi il Benevento ha giocato con personalità, e con carattere, con voglia di vincere, l'ha dimostrato e ce la siamo andata a prendere. Allora, una squadra diciamo più fisica, no? Che l'Avellino contro una squadra che predilige il gioco a terra. Si è parlato anche proprio di una sfida tecnico-tattica, no? L'Avellino diceva dovevamo giocare più sulle fasce, allargare il gioco, ma Sì. non ci siamo riusciti. Ma è anche stata una partita delle motivazioni, dove forse il Benevento ci ha messo qualcosina in più da un punto di vista di testa, forse forte anche del fatto di giocare in casa. Assolutamente sì, credo che giocare davanti al nostro pubblico per noi ci agevola molto perché sicuramente oggi ha dimostrato di essere un uomo in campo con noi, però oltre questo credo che noi abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e quindi oggi era difficile per chiunque farci male. Sono consapevole, siamo consapevoli di quello che possiamo fare. E come dicevo prima, questa è stata la partita che ci serviva per ritrovare la fiducia in noi stessi. Angelo. I vostri dirimpettai nel settore di centrocampo, Omeonga e Moretti, io ho parlato di prestazioni insufficienti, come le leggi la loro partita? Io li conosco più di più Moretti, però sono due ottimi calciatori, soprattutto Moretti è un calciatore che a me è sempre piaciuto. Ci ha sempre messo in difficoltà e oggi secondo me il merito è stato più nostro che del merito loro. Andate ad affrontare adesso questo rush finale, Ascoli, Frosinone e Pisa. Io ho detto nelle corde del Benevento ci sono 7 punti per blindare i playoff, fermare anche il Frosinone in quell'ottica, no, del divario non superiore ai 9 punti per farli i playoff. Sì, noi ci concentriamo di partita in partita perché fare progetti in Serie B è talmente complicato che noi adesso abbiamo una finale che è quella con l'Ascoli e pensiamo soltanto all'Ascoli, poi da lì ci concentreremo su Frosinone e le altre. Il tuo campionato qui a Benevento, un po' a corrente alternata, in questo finale sei pronto a dare il tuo contributo in maniera più decisa? Assolutamente sì, diciamo che c'è stato un momento negativo, ma per tutti credo, la squadra. C'è sempre stata, però i risultati sono venuti meno. Io credo che oggi è stata veramente la partita della svolta. Finale, no? Di Ascoli Frosinone. Oggi come oggi è più difficile forse affrontare un Ascoli che non un Sì. Frosinone, perché anche con Baroni lo dicevamo, no? Le squadre che stanno sotto sembrano più in forma e stanno facendo più punti in questo girone di ritorno. Sì, assolutamente sì, ma sappiamo che il Frosinone ha comunque giocatori importanti che possono metterci in difficoltà, quindi per questo bisogna preparare la partita di Ascoli nel migliore dei modi e poi ci concentreremo sul Frosinone. Sicuramente ad Ascoli si andrà con una testa diversa, era la Assolutamente, vittoria che serviva. assolutamente, assolutamente, era la vittoria che serviva, era la partita giusta al momento giusto e noi non potevamo mancare a questa partita. Ci siamo stati, ci siamo divertiti, abbiamo vinto. L'abbiamo fatto davanti al nostro pubblico e siamo veramente felici, stanchi ma felici. Pubblico strepitoso, no? Spettacolo sul campo, ma soprattutto sugli spalti. Assolutamente, è stato veramente il 12° uomo. Anche insomma grande diciamo educazione, veramente uno spettacolo, sfottò come giusto che ci sia Nei nei limiti, derby, insomma, però nei nei limiti. limiti, No, no, è Massimo. stata veramente una partita bellissima. E siamo felici di averla portata a casa noi.
E allora, insomma, bisogna fare una promessa, no? Ai tifosi, tenersi stretti questi playoff, perché Assolutamente, veramente. ma noi ci abbiamo sempre creduto, nonostante le partite che sono arrivate, i risultati che non sono venuti, io credo che il Benevento ha sempre giocato alla pari con tutti, poi la B è un campionato talmente lungo e talmente che un po' mentalmente rischia di farti perdere qualcosina, l'obiettivo, però è successo a noi, è successo al Verona, è successo al Frosinone, ci stanno alti e bassi. Dappertutto, solo la SPAL forse ha mantenuto con costanza questo obiettivo, quello che era di andare in Serie A. Io penso che adesso, dopo questa partita, il Benevento sia tornato nel migliore dei modi. Era Salernitana Frosinone, no? Bisogna vederla, no? Perché la Salernitana dovrà fare un favore assolutamente. Assolutamente, la Salernitana dovrà fare, però il favore ce lo dovremmo fare noi sabato contro l'Ascoli. Senti, Nicola, avete avuto modo di parlare col presidente a fine partita? Sì, il presidente diciamo che è sempre presente, quando non è fisicamente presente lo fa con noi al telefono, ci manda dei messaggi con l'addetto stampa, ci fa sentire la sua presenza, che devo dire che per come lui è molto importante per noi avere una figura del genere. Va bene, Perfetto, grazie. grazie a Nicolas Viola.